Presidente Silvano Intini, la stagione 2023-2024 del Bitonto si apre come si era conclusa quella precedente. C'era da scrivere la storia e questa squadra lo ha fatto. Quali sono le sue sensazioni? Il primo tempo è stato un primo tempo molto difficile, molto duro. Complimenti alla kick-off, una bellissima squadra. Poi il secondo tempo si è sbloccata la squadra. Iniziamo una bella stagione, ma la stagione, come ben sai Danilo, è troppo lunga. È un bel percorso da fare. Cominciamo bene, abbiamo aperto le danze, le abbiamo aperte bene. Presidente, ancora una volta questa era l'ennesima ciliegina che mancava alla torta. Questa ciliegina è stata messa. D'ora in poi bisogna pensare, come ha detto lei, ad una stagione che sarà sicuramente complessa, ma le premesse per fare bene ci sono tutte. Sì, la squadra è ben
e oggi era stata la prima partita per la squadra, non erano ancora, non si conoscevano con questi due innesti, ma la ciliegina a Bitonto abbiamo portato quello che meritava, merita il pubblico, merita il comune di Mola per la grande ospitalità e meritano anche queste grandi ragazze che sono innamorate per questa grande città. Bianca Castagnaro, una partita bellissima, parate impossibili, hai salvato il risultato più e più volte e alla fine hai messo i sigilli con una splendida doppietta. Forse la tua miglior partita da quando sei qui a Bitonto? Diciamo di sì, però ancora ci vuole tanto, no, per migliorarci, quindi magari questo ci dà una cosa in più. Sono felicissima, abbiamo già iniziato bene, ma ancora c'è tanto da fare, quindi mettiamo i piedi per terra e lottiamo fino alla fine, perché ancora ci vuole tanta cosa. Lucileia Renner Minuzzo, se c'era una persona che poteva sbloccare una gara così, quella persona potevi essere solamente tu. Un dribbling fantastico, una serpentina fantastica e poi quel gol che ha indirizzato la partita verso il triplete. Lu, una regina fa sempre solo così. No, sono contenta di aver sbloccato, era un momento un po' difficile nella partita e quindi avevamo proprio bisogno di sbloccarla. E poi piano piano siamo riusciti a metterci tutto quello che avevamo preparato in campo e non potevamo mancare a questo primo appuntamento della stagione. Mister triplete doveva essere, triplete è stato, un Bitonto bravissimo a fare sua la partita nel secondo tempo, dopo un primo tempo equilibrato, onore anche alla kick-off per aver davvero onorato l'impegno. Sì, devo dire veramente, devo fare i complimenti alla kick-off perché ci ha messo in grandissima difficoltà. Lo sapevamo che fosse stata una partita difficilissima e si è confermata tale. D'altronde una finale è sempre una gara secca, imprevedibile. Vieni da tre mesi di inattività, poi fai 3 settimane di lavoro e non era facile ricominciare bene. Però diciamo che la squadra è stata brava ad aspettare, a non avere tanta fretta. È vero che abbiamo rischiato un pochino troppo, soprattutto nel primo tempo, però poi nel momento in cui siamo riusciti a fare l'1-2 la partita si è messa un po' più in discesa ed è scivolata un po' così dalla nostra parte. Mister, che effetto fa sapere di essere entrato per la terza volta nella storia di questa società e di una città intera? Sono contento, quello sicuramente, mi fa piacere per questi tifosi magnifici, per la società, per la squadra, lo staff, è veramente un bel regalo per tutti, ecco, non solo mio.